oggi andiamo un po' nel torbido per parlare velocemente di alcune promotion di Puro Resto disponibili gratuitamente su YouTube e che passano decisamente in sordina. Io sono Michele, una delle voci di Lariatto e del lato viola del ring, e vi do il benvenuto a questo nuovo Lariatto Extra, un episodio in anteprima per gli abbonati al canale Twitch, proprio del lato viola del ring. E quindi, se volete vedere, beccarvi qualche anteprima qua e là, potete abbonarvi a questo canale. Per tutti gli altri, sono un paio di settimane di differenza tra la messa a disposizione per gli abbonati e per invece tutto il resto del pubblico che segue questo canale. I Lariatti Extra servono un po' per raccontarvi alcuni degli show e dei match che abbiamo visto e che, beh, un po' per forza di cose, devo dire, non riusciamo ad inserire negli episodi standard settimanali che normalmente escono il venerdì mattina. Ma bando alle ciance, direi di partire subito con una carrellata di promotion scoperte quasi per caso attraverso Twitter, uno di quei posti bellissimi per alcune cose e un po' peraltro possiamo dirlo. E per fare delle scoperte è sempre utile. Ad esempio, ho scoperto la Kobe American, una promotion in attività dal 2021 con una trentina di show all'attivo e che ha deciso di pubblicare i suoi match su YouTube. Non aspettatevi una qualità eccelsa, sia per i nomi messi in gioco, che non sono comunque tra i più importanti, sia per la location, la Motomachi Ring Soul, uno stanzino occupato quasi per intero dal ring e dove il pubblico fa veramente fatica a stare. Inquadratura fissa, un po' di grandangolo e va bene così. Io, allora, a me piace sempre parecchio quando ci sono queste location, queste situazioni, perché ti fanno vedere quanta passione c'è da parte dei promoter e dei lottatori stessi di provare a dare il massimo nonostante il posto a disposizione sia veramente risicato. È un po' il motivo per cui ho iniziato a seguire Lagato Move e è anche il motivo per cui mi sono affezionato molto al Lagato Move. Vediamo se succederà anche con la Kobe. Per il momento ho visto un solo show e quindi beh, devo ancora prenderci un attimo le misure. L'evento che ho visto è quello del 17 febbraio, ve lo lascio in descrizione, e aveva solo due match in card, una cosa rapida e indolore, un po' per provare a capire se questo tipo di evento fa il caso mio, e beh, potete dare un'occhiata anche se fa il caso vostro, considerando che sono un paio di match, saranno mezz'ora, 40 minuti al massimo di wrestling, con un sacco di tempo tra un'entrata e l'altra. E poi è bello vedere anche la gente intorno al ring che batte le mani, cioè la poca gente che c'è con le sedie schiacciate contro il muro. Ah, è bello. Di tutti gli atleti che hanno partecipato, conoscevo solo Yashi, che è tra l'altro proprietario della Kobe e che avevo scoperto qualche mese fa ormai, per cercare qualche info su per un variato al giorno. Quindi trovate probabilmente qualcosa nei vari Lariatti, non mi ricordo più il numero, che parla anche di Yashi e delle sue scorribande, se non ricordo male, con Milano Collection 80. Quindi c'è qualche riferimento anche all'Italia qua e là. La card era composta da due tag team match che hanno visto Kohei Kinoshita e Yusaku battere Rising Kid e Tsuyoshi Okada. Anche in questo caso c'è un Okada. Mentre scopriamo che in ogni promotion che spunta qua e là c'è un Okada. L'altro match era invece sempre un tag team con Yashi e Sai, che hanno battuto Mari Mangi e Yuto Kikuchi. Tutti nomi abbastanza sconosciuti, poi è anche bello vedere qualche nome non troppo mainstream provare a dire la loro. E poi magari qualcuno qua e là spunta e ce lo ritroviamo magari tra qualche mese, tra qualche anno, in qualche posto un po' più in alto, in qualche sigla, qualche realtà che seguiamo un po' di più, che come può essere di Noah o chi ne ha, quello che seguite voi. Diteci nei commenti cosa seguite oltre a quello che seguiamo normalmente con l'Ariatto. Ho visto che di base fanno un evento a settimana. Questo è un esperimento, proverò a guardare qualcos'altro nelle prossime settimane. Magari ci risentiamo più avanti in un altro episodio di l'Ariatto. Due match comunque carini, devo inquadrare bene i lottatori, ma come impressione è andata piuttosto bene. Provate a dare un'occhiata anche voi e fateci sapere cosa ne pensate. Un'altra promotion trovata spulciando quella su Twitter e disponibile in parte su YouTube è la Sportiva Entertainment, in attività dal 2008 e che ho scoperto circa una settimana fa. Sicuramente sono disponibili gli show del mercoledì, i Wednesday, Curry Pro Wrestling, qualcosa del genere.
eventi da un paio d'ore con circa 4 incontri di base e che hanno messo in gioco qualcosa di interessante. Anche in questo caso non conoscevo praticamente nessuno, ho visto gli incontri del 15 febbraio, ma so che hanno già caricato anche quelli del 22, che però al momento, mentre stavo registrando questo ragazzo, non ho ancora visto. Comunque, quelli del 15 febbraio mi sono trovato pure un match titolato tra Kenta Kozuki e Kengo Takai per il titolo Sui Po. Un match carino, interessante, con un paio di situazioni anche un po' particolari che mi hanno incuriosito parecchio, anche il modo in cui è stata utilizzata la parte extra ring, alcune mosse che non sono proprio tipiche dello stile Puro Resu, quindi mi è piaciuto, è stato interessante. Devo inquadrare anche in questo caso bene i nomi, però è un'altra bella scoperta che si aggiunge alle tante possibilità da seguire. Se spulciato un po' in giro c'è veramente tantissima roba. Non riuscirò sicuramente a seguire tutto, ma nei momenti liberi qua e là qualcosa potrei scoprire, qualche nome, qualche situazione da aggiungere al database Lariatto, che poi magari può diventare qualcosa per un Lariatto al giorno, un Lariatto extra, non lo so. Fa sempre bene avere un po' di nozioni su situazioni varie ed eventuali del Giappone. Mi diverto un sacco ed è bello conoscere sempre dei nomi nuovi e interessanti che poi, appunto, come vi dicevo, poi magari appaiono in qualcosa di più grande e io so già qualcosa del loro background. Gli altri match di questo show sono stati Ishikiri, che ha battuto Tomoki Atano, Michio Kageyama, che ha battuto 801 Kenichi, non so. Io lo pronuncio all'italiano, cioè all'inglese, scusate, all'italiano, cioè all'inglese, quindi se no sarebbe 801, non lo so come va pronunciato, in giapponese sicuramente non lo so. C'è Bomber Okuno e Yu Shimizu che hanno battuto Konaka e Shinya Ishida. Se conoscete qualche nome fatecelo sapere nei commenti, se avete qualcosa da consigliare io sono a vostra completa disposizione. E comunque anche qua vi lasciamo il link per questo show, poi voi potete seguire magari la sportiva e andare a vedere cosa hanno fatto prima e cosa faranno nelle prossime settimane. So che hanno deciso anche di aprire un progetto dedicato al Joshi, anche questo è registrato alla Sportiva Arena, una palestra con un ring abbastanza orrendo, con un tappeto veramente malmesso, attaccato con lo scotch, con sopra un sacco di rudo, è bello, cioè si vede veramente che è molto underground come cosa. So la card del primo show, l'ho trovata in giro sparsa anche qua su Twitter, ma non è ancora stato caricato da nessuna parte, almeno gratuitamente. Ho trovato la versione a pagamento, ma non me la sono sentita di pagare, erano 2500 yen per due show, cioè per due match, quindi ho detto aspetto, magari tra un po' lo caricano su YouTube e proverò a dargli un'occhiata. So che un match era quello tra Madeline, Sai, che abbiamo visto anche nello show di prima della Kobe, contro Papillon Akemi, che non conosco. E poi c'era un Taeyeon Ma contro Mizuki, Mizuki non quella della Tokyo Joshi, ma un'altra, che non so bene da dove arrivi, però so che si chiama Mizuki. Anche lì un altro nome da aggiungere. C'è Taeyeon Ma, che conosco, ci ho visto sparsa qua e là, so che lotta bene e può essere uno di quei nomi che magari spinge un po' di più l'evento, magari qualcuno decide di comprarlo, di seguirlo, anche per un nome comunque conosciuto come quello di Taeyeon Ma. Ultimo suggerimento di questo Lariatto Extra è la OPG, promotion di cui non so assolutamente niente. Lottano apparentemente in un centro commerciale, le entrate le fanno dalle scale, è tutto veramente bello e dal sapore un po' casalingo, mi viene da dire. Ma ci sono veramente pochissime informazioni, quindi so po veramente poco su questa promotion, ma mi ha incuriosito, l'ho trovata nei correlati di YouTube, seguendo la sportiva e la Kobe, a un certo punto mi è apparsa anche la OPG, ho detto provo a dargli un'occhiata, ho visto un match di quello show, ho fatto veramente fatica a capire chi erano i lottatori perché cioè anche cercando il nome coi kanji su Google non mi trovava il collegamento, cioè non mi trovava niente, però ce l'ho fatta in qualche modo e è stato complicato. Ma so che il match era tra Danjiro Arashi e Crazy Age contro Ranma e Jerry Kay. Anche questo ve lo lascio in descrizione. Non c'è neanche una pagina cage match, quindi è veramente una cosa piccola. Da quello che ho intuito è nata da pochissimo ed essendo così piccola farà un po' fatica a sfondare. Però noi, nel nostro piccolo,
Proviamo a fare un po' di pubblicità, così possiamo dire. Noi ce l'avevamo fin dall'inizio, quando era ancora una promotion minima, piccola e tendenzialmente inutile. Noi ce l'avevamo e l'abbiamo consigliata a quelli che seguono la Riatto. E direi che qualche spunto interessante io ve l'ho lasciato. Provate a ragionarci, a guardare qualcosa. Fateci sapere la vostra nei commenti qui sotto. Come tutti i Riatti Extra, anche questo è andato in anteprima agli abbonati. Se volete rimanere al passo, vi consiglio appunto di abbonarvi al canale Twitch del Lato Viola del Ring. Se no, di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale YouTube e seguire quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di portare avanti questo progetto, sia del lato viola del ring sia di Lariat, nel migliore dei modi. Abbiamo cercato di raccontarvi più cose possibili di quelle che abbiamo visto. Anche in questo caso Lariat Extra serve appunto per andare a cercare un po' di cose per lo più su YouTube. So già l'argomento del prossimo Lariat, anche se non so effettivamente poi quando uscirà. L'idea è quella di raccontarvi qualcosa sulla Promines, andare un po' più sul Joshi, visto che nei primi due episodi sono rimasto più sulla parte, sul versante maschile. Proverò ad andare su quello femminile. La Promines sta caricando un po' di cose su YouTube e quindi vediamo. Ci sono un paio di match interessanti, uno che non è esattamente di Promines, è stato fatto in Wave, ma c'è comunque Risa Sera che è parte della stable Prominence, quindi l'ho visto, voglio parlarvene un attimo, quindi sapete già, c'è già un piccolo spoiler sul prossimo Lariatto. Io vi ringrazio per essere rimasti fino a qua co con me, sono Michele, una delle voci di Lariatto e del lato viola del ring, e niente, vi do appuntamento ad un prossimo video, grazie mille e alla prossima.